che si rilancia in classifica. Sì, anche contro la Spal, ma attenzione che la partita non è assolutamente finita. Tanto, vediamo se ci arrivano notizie da Cagliari. Ancora c'è stata un'ammonizione nel Cagliari, ma non capiamo perché. Forse ancora teste, ancora non si sì, non si giochi. Vediamo di che, appena sapremo qualcosa in più vi aggiorneremo senza dubbio. Quindi comunque il rigorista dovrebbe essere Farias. Dovrebbe essere Diego Farias. Credo che il rigore sia stato annullato, però ammonito De Sena, infatti, il capitano, per proteste, credo. Un po' di confusione. Facciamo invece chiarezza un attimo sulla Serie B e ricapitoliamo, visto che siamo quasi al 60. Il rigore sicuramente, esatto, ritrattato dall'arbitro, annullato il rigore. Quindi visto bene. Ci hai visto lungo. Mari lungo. Perfettamente. Se volete sentire Fregnacce dalle ore 2:30 alle ore 17 su Facebook Matteo Giuseppone. No, aggiungete, non l'aggiungete, perché poi dovrete fare i conti oggi con la sua donna, che è molto cattiva su queste cose, oggi, molto gelosa. Speriamo che non sentirà mai questa uscita. Sì, oggi purtroppo a questo punto l'uscita di Barella. Ma c'è un'altra munizione, anche Farias, un po' di animi tesi a Empoli. Anche Diego Farias evidentemente un po' contrariato al fatto che non abbia potuto tirare il calcio di rigore. Ma Barella quindi è uscito? In Barella, esattamente, sì. è entrato Davide Di Gennaro, che è una buona rivelazione, devo dire la verità, di questa stagione. Da casa ci dicono, ma che state a di Barella è uscito prima. In Barella sempre. Ma sempre in Barella è uscito. Farias sta evidentemente infortunato. Beh, comunque allora facciamo un riassunto dei risultati di Serie B. Vai Valerio. Allora siamo. E poi cercheremo di capire se Barella è uscito sulle sue gambe oppure. esattamente questo. Il povero Di Gennaro credo sia entrato allora. Sempre sulle sue gambe. Però si è entrato prima, mi giungono notizie che Di Gennaro sia entrato prima del calcio di rigore. Ah, quindi, okay. Non ha, quindi non è entrato al posto di Barella. No, è entrato al posto di Barella, ma le due cose sono collegate. Torniamo alla Serie B, dove siamo intorno al 60° minuto. Dove i risultati sono i seguenti: Bari-Avellino 1-1. Con il pareggio di Fedele. Col pareggio di Fedele, esattamente. Il Cittadella continua a condurre sul Pisa per 1-0. 0-0 tra Latina e Brescia. Novara Pisa sempre in pendenza verticale, direi, ultimamente. Mi trovo in difficoltà, vi giuro. Novara che conduce sempre per 3-0. E la Provercelli è passata in vantaggio 1-0 sulla spalla. Chi ha segnato a Vercelli? A Vercelli ha segnato Emanuello. Proprio lui. Atteso. A Salerno il più atteso, Antonio Di Gaudio, porta in vantaggio subito il gol dello Spezia. Il vantaggio. No, ma il vantaggio il pareggio. Giustamente. Il pareggio all'Alberto Picco, cioè il pareggio dello Spezia, che dunque va 1-1 proprio col Diablo Granoce. Col Diablo Granoce l'abbiamo chiamato esattamente, che porta la sua squadra sull'1-1. Intanto in Premier il Middlesbrough è avanti, avanti sullo Swansea. Middlesbrough ex squadra ovviamente di Big Mac Macarone. E di Mendieta anche. Ha segnato lo Squalo e lo Shark, Alvaro Negredo, Il Tiburon, grande acquisto secondo me del Middlesbrough. Intanto a Salerno Malcomune mezzo Gaudio con il gol del Carpi siglato. Ternana-Vicenza, siamo 1-1 al Libero Liberati, con il vantaggio ospite con Giacomelli nel primo tempo, il pareggio di Petriccione. Su assist proprio di Falletti, nominato dai nostri ascoltatori. Ma prima, del resto, l'avevamo detto, un giocatore dalla tecnica. Sì, fa molti anni. Intanto, conferma ufficiale: a Cagliari si continua a giocare. Il calcio di rigore era stato annullato. Valerio, sì, una domanda: con la Spal che sta perdendo fuori casa con la Provercelli, ci sono molte squadre che ora insidierebbero la sua posizione in classifica. Esattamente. Esattamente. possono rispondere, Matteo, dopo quest'ultima perla che mi hai tirato. Posso dirla, se la meritano i nostri ascoltatori. Questa domanda sulla Spal era praticamente volta
ad esaudire un suo desiderio, che appunto voleva pubblicizzare la sua battuta, che le squadre alle spalle della SPAL appunto si stavano avvicinando. Quindi per favore non toglietelo dai vostri amici di Facebook, toglietegli ogni mi piace che gli avete messo, perché sì, non se ne merita uno. E comunque, a parte gli scherzi, appunto in Serie B siamo intorno al 60esimo e avremo altri aggiornamenti, si spera, nei prossimi mesi. Comunque, anche in Premier si sta giocando. Al 21esimo è passato il vantaggio il Middlesbrough sullo Swansea e Rede di Negredo. Solo quello è cambiato di risultato, per il resto ancora tutto. In Bundesliga vogliamo ricordare al volo proprio i primi tempi. Sì, ecco, facciamo un riepilogo anche di questi. Lo 0-0 appunto tra l'Augsburg e il Mönchengladbach, prossimo avversario della Fiorentina in Europa League. 1-1 tra, sono praticamente quasi tutti pareggi nei primi tempi. 1-1 tra Werder Brema e Colonia, 1-1 tra Mainz e Amburgo, e l'unico risultato diciamo diverso dal pareggio è il vantaggio dell'Ipsia sull'Hertha Berlino in questo big match, 1-0 al primo tempo, rete di Werner, e 0-0 tra Schalke 04 e Friburgo. Ma adesso possiamo continuare a parlare tra Empoli e Cagliari, che in tutto ci sono ben 8 ammoniti, quindi una partita molto nervosa, molto muscolosa, insomma, anche appunto per quello che è successo. Volevo segnalare l'uscita dal campo di Marco Sau al 60esimo, è entrato Giannetti. Quindi cambia un po' l'attacco del Cagliari, non c'è neanche Boriello. Ma comunque continuiamo a parlare un attimo di Juve-Roma, con il nostro spazio dedicato sempre alle meteore. Anche oggi abbiamo preparato dei giocatori che sono passati e poi sono volati via nel nostro campionato. Oggi ce n'abbiamo uno per parte. Uno che il primo, insomma, della Juve, lo svedese Olof Mellberg. Svedese, un gigante, veniva dall'Inghilterra, dall'Aston Villa, proveniva, comunque era svincolato, la Juve lo prese nell'annata 2008-2009, gioca un solo anno a Torino, giocò, diciamo che è bastato e avanzato quell'anno, ma diciamo. Guarda, ti dirò, che è un pilastro della difensore, è stato, sì, molto lo è stato, insomma, anche difensore molto solido, ha la sua esperienza, sì, e soprattutto squadra. Comunque con i tanti infortuni che ebbe la Juve quell'anno, Mellberg fu molto comodo. Una particolarità, segnò 2 gol. Lui li segnò tutti e 2 a Roma. Uno lo segnò nell'1-1 contro la Lazio. Il secondo lo segnò qualche settimana dopo, proprio contro la Roma. Una vittoria della Juve per 4-1 a Roma. In quell'occasione Mellberg segnò il gol del 3-1 con un bel colpo di testa su angolo. E quindi ne abbiamo deciso Mellberg oggi, che si è ritirato da qualche anno, sì. Dopo Juventus è andato all'Olympiacos, poi Villarreal, poi Copenaghen, facendo sempre la spola ovviamente tra il club, le squadre di club e la nazionale. Ora è allenatore del Bromma, del Bromma Poikar, una squadra dove svedese, veniva Ekdal, sì. Così una nota di costume. Tripletta a Milano contro l'Inter e 1-4 Cagliari. Esatto, qua ci leghiamo tutte del le cose. Campionato svedese, quindi non proprio una squadra all'apice del calcio europeo. Comunque la sana gavetta farà bene a Mellberg, che speriamo di ritrovarlo. Volevo ricordare che siamo arrivati ai 100 ascolti anche questa puntata, siamo molto contenti di questo risultato. Siete bellissimi, esatto, vi ringraziamo, se veniamo, anche se voi non vedete noi, ma siete bellissimi, continuate a seguirci. E un po' una voce erotica, devo dire, sì, quella di Valerio, molto suadente, sì, libidica. Intanto espulso un giocatore del Carpi, la Salernitana potrebbe rientrare in gioco. A Salerno appunto è stato espulso, un'altra doppia ammonizione, e questa volta ai danni di Concas, credo, l'espulso, no, Sabbione, che poi è una curiosità, ha preso 2 ammonizioni nel giro di 2 minuti, la prima al 60esimo, la seconda al 62esimo, quindi molto curioso. La Provercelli 2-0, intanto il raddoppio della Provercelli, bravo Marco, con Morra, dunque al 64esimo al Silvio Piola di Provercelli. Quindi se si può dire anche una sorpresa con la Provercelli, sì, che si trovava in una posizione opposta di classifica rispetto a quella dello SPAL. Possiamo quindi dire che il fattore campo ha influito in questo caso, sì, 1-2 in 9 minuti. Ma sicuramente anche lo SPAL, ricordiamo, veniva da 2 vittorie consecutive, quindi un Provercelli che sicuramente si è superato. A proposito appunto Però sì, appunto, voleva Valerio, la sua.
sono andato a ricercare un giocatore che a me personalmente, appena arrivato, l'hai rispolverato. L'ho rispolverato, sì, esattamente, a Siena segnò. Vediamo se i nostri ascoltatori se lo ricordano. È Christian Willemsson, svedese anche lui. Christian Ulf Willemsson. Ulf. Come? Ulf. Matteo ha fatto questa Matteo citazione letteraria. Un giocatore che arrivò a Roma in prestito dal Nantes nel 2007. Arrivò a gennaio praticamente, poi già a giugno tornò diciamo al Nantes, quindi durò mezza stagione la sua parentesi in Italia. E lui che già in passato ha fatto il provino, non è andato bene però con un'altra squadra italiana che era l'Udinese, sempre di Spalletti. Era un esterno destro che poteva giocare anche a sinistra. Scusa, perché è molto bravo. Ti interrompo, aggiornamento da Salerno, ha pareggiato Rosina. E che eccolo le scene di Rosina prima di subito. Avevamo detto appunto la Rechi, ce l'abbiamo qui in studio. Rosina 1-1, Alessandro Rosina. La Salernitana in 10 è comunque riuscita ad aggiungere al pareggio. Avanti Granata, la parità numerica è riuscita a riacciuffare il sicurezza, il punteggio. Sempre solo forza Salernitana, ma non dobbiamo più farle entrare. Comunque in uno spicchio appunto di stagione, la seconda metà ha giocato 19 partite condite anche da un gol a Siena, un gol decisivo. Diciamo che ce l'ha messo così perché gli era capitato. No, sarebbe fallo. Un gol decisivo perché la Roma vinse 0-1 col Siena quell'anno nel 2007. E poi dopo era anche uno dei pilastri della sua nazionale, ma dopo quella parentesi, sì, in Italia che sembrava essere appunto il coronamento della sua carriera, si è un po' perso, ha girato gli Emirati Arabi, è andato a giocare nelle squadre appunto degli Emirati, all'Al-Ali a Doha. Ha avuto anche una parentesi nei Los Angeles Galaxy per poi chiudere la carriera nel 2015 al Mialbi in patria. E appunto è stato uno dei pilastri dal 2001 della sua nazionale, con ben 80 presenze, che non sono poche, devo dire la verità, condite anche da 9 gol. E oltre, vabbè, alle presenze comunque nelle nazionali minori, nelle nazionali giovanili. Ti interrompo un attimo perché volevo ricollegarmi a una squadra che purtroppo ha fatto una brutta fine, che è proprio il Siena. Una realtà che nei primi anni 2000, sì, fino al 2013, anno del fallimento, ha conquistato ben 9 salvezze consecutive. Esatto, se non sbaglio, rimaneva sempre sempre in Serie A. Poi sembrava un po' il Chievo, ecco, se vogliamo fare un paragone. Come d'altronde il Catania. Catania, peccato per il Siena, che tra parentesi era una bestia nera feroce della Lazio. Cioè, a Siena penso non abbiamo mai vinto. Mi ricordo un 4-0 con doppietta di destra e doppietta di Reginaldo. Sì, esatto. L'anno successivo 3-0, diciamo, l'anno prima 3-0. Con le romane si superava, mi ricordo anche molte difficoltà della Roma, sì, pure, specialmente vero, con Mario Frick, che era grandissimo attaccante del Liechtenstein, che è ancora in attività. Adesso è quello adesso che gioca in attività. No, adesso gioca nella nazionale del Liechtenstein, centrale adesso. Non Mario più Frick. È il figlio. Il figlio di Frick gioca nel Liechtenstein. Ma il padre, sì, fino a pochi mesi fa giocava. Pochi mesi fa, sì, adesso si è ritirato. Giocava come centrale difensivo. Lui è sempre stato una punta centrale. Negli ultimi anni arriva comunque un aggiornamento dalla anche Serie da B. Dalla Premier, comunque, con espulsione. Il vantaggio del Brescia, a sorpresa a Latina. Ha segnato Bisoli. Il gol di Bisoli, figlio d'arte. Giocatore dell'allenatore Pierpaolo Bisoli, giocatore molto molto interessante, che peraltro ha già segnato qualche settimana fa e il suo gol è stato decisivo nella partita contro l'Ascoli, se non ricordo male. Comunque un altro gol che potrebbe diventare molto pesante. Mentre anche il Premier, perché era doppiato, sì, su calcio di rigore, sempre col Tiburon. Con Alvaro Negredo, che dunque in 10 minuti ha portato il Middlesbrough sul 2-0. Qua aveva un po' deluso con soli 3 gol, ora una doppietta. E un altro piccolo aggiornamento dalla Premier, perché Leicester dal 30° del primo tempo gioca in 10 uomini. L'espulsione di Jamie Vardy per un fallo di reazione. Jimmy Vardy, minuto, ed non è la prima volta che il calciatore ha portato. No, assolutamente. Vorrei sentire le opinioni di tutte e tre in merito a questo calciatore. Vedere quanto sono discordanti o quanto concordanti. Allora, partiamo da Valerio. Parto io, che l'anno scorso sono rimasto veramente estasiato da questa squadra, dall'Leicester, anche comunque per un minimo di valore affettivo, perché secondo me Ranieri
a Roma ha portato veramente delle grandi emozioni, quindi io sono rimasto legato molto a Claudio Ranieri, anche perché appunto è romano, io sono abbastanza romantico su queste cose.